Namaste, ciao a tutti. Anche quest'anno, con l'arrivo, diciamo, dell'autunno, non è proprio autunno, ma la direzione è quella, ci prepariamo a ripartire con le pratiche in studio. Come sapete, qua in studio, a differenza della pratica in spiaggia o all'aperto, si va un pochino alla ricerca della propria crescita personale. Quindi si lavora sul corpo, si sviluppa la sensibilità del corpo, naturalmente anche il corpo migliora nei suoi punti deboli, nelle sue tensioni, cerchiamo di portare morbidezza, ma anche forza, radicamento, e poi lavoriamo su apertura ed estensione del corpo, dalla pianta dei piedi, la colonna vertebrale, l'apertura del centro del petto, il cosiddetto pranavayu. Tutto ciò per migliorare lo stato fisico, ma l'obiettivo principale è migliorare lo stato mentale, emotivo, di un pochino raccogliere questi eccessi di emotività che ci portano poi a una sofferenza. Lo yoga nasce appunto con Citta Vritti Nirodha, no? Quindi è l'acquietamento di tutte queste agitazioni mentali, questi pensieri ossessivi, questo sentirsi in dovere di fare delle cose che non portano verso la felicità, ma portano verso un senso del dovere, così che abbiamo ognuno di noi, perché abbiamo tanti ruoli nella vita e tutti questi ruoli poi alla fine sono pesanti da sostenere su questa schiena, su queste spalle, su questa zona cervicale, no? Queste fatiche, queste tensioni che ci portiamo sino a che non tocchiamo il letto la sera dove sveniamo più che addormentarsi, e questo riposo, diciamo, dato da queste poche ore di sonno, poi ci permette di la mattina rialzarsi e ripartire, ma col sorriso. Quindi su questo si lavora qua dentro, sulla direzione giusta della nostra vita, anche partendo banalmente da esercizi, come chiamano tanti, io preferisco chiamarlo pratiche. Cambiare il linguaggio è fondamentale, lo yoga non si fa, si pratica, è una cosa molto più elevata, molto più alta da tanti punti di vista. Quindi vi aspetto qua con questi strumenti che serviranno proprio per aprire, no? Quindi prendo qua, una base di lavoro è già questa, molto semplice, apro il respiro, eh? E poi tante altre pratiche. Grazie a tutti, spero siate in tanti, grazie.